Poi ci dice che non escono abbastanza video. Se sommaste tutto. E questo è Axel. E io non me lo ricordavo con i capelli rossi e le tende rosa. Quindi. Sto spunato. Le tende rosa sono un tocco di classe. Comunque, la scenografia che è dietro è già spettacolare di suo. Mi piacciono veramente tanto. Ma hai perso una scommessa, Axel? No, ho perso la testa, però quello è poco sicuro. Poi niente, la connessione no, stavo il COVID, volevo fare qualcosa. Fallo. Cioè, hai fatto. Cosa hai fatto? Bene. Non ho capito. Hai dipinto. Cioè, hai messo le tende in lavatrice e hai sbagliato il colore, no? No, quello no. Però stavo col COVID, ho detto, boh, mi tengo i capelli e l'ho fatto. Sei fatto. No, io la parlavo della tenda. Matrice. Perché i capelli, vabbè, cioè, non. Ma è rossa! Com'è rossa? È rosa! Essere daltonico, comprarsi una tendina rosa anziché rossa. Axel, il tappo della tua sigaretta elettronica è rosso. Esatto. Ora mettili a fianco. Sto piangendo. Questo è arancione. No, è rosso. È rosso. Ah, ok, sì, è un po' arancione. Lo è. È un po' arancione. Cioè, dai. Ma quello sotto è rosso. Non è un pezzo unico, non è un pezzo unico. C'è una parte arancione sopra e una rossa sotto. Giacomo, vaffanculo. Ci dimentichiamo sempre che Axel è daltonico. Ci dimentichiamo sempre. Con una ragazza che sia tipo una fashion blogger, così quando esci di casa prima ti veste e lei dice: guarda, hai un po' cambiato i colori perché capisco le tue mancanze, ci penso io. Ho capito perché mi dicono sempre che abbinavo i colori male. Grazie al cazzo, vedo tutti uguali. Cioè, rosa e rosso sono uguali, più o meno la stessa cosa, dai.